Socrate 2, e adesso al posto dei puntini ci mettiamo il coraggio, ci mettiamo una virtù. Da esempio per tutte le altre. E questa volta ci basiamo sul verbale, almeno così Platone lo propone, sul verbale di una delle tante discussioni che Socrate fece per le strade di Atene, quella appunto in questo caso sul coraggio, come potete vedere, no, dalla frase in fondo al brano, pagina 138, è tratto da uno dei dialoghi di Platone intitolato Lachete. Lachete è il principale interlocutore di Socrate in questo dialogo, in questa discussione. Sapete che Platone insieme a Senofonte sono le due principali fonti, cioè scusate, è la principale fonte del il principale testimone del pensiero di Socrate. Entrambi, sia Platone sia Senofonte, furono suoi discepoli, ma poi in realtà ne diedero due rappresentazioni, due versioni parzialmente diverse, certo che in gran parte coincidono, ma che hanno anche delle significative differenze, divergenze. Questo è quello che ci riporta Platone e che, a detta di Platone, riproduce fedelmente ciò che Socrate aveva detto. Socrate: allora, o Lachete, cominceremo a definire il coraggio. Dopodiché indagheremo in che modo possa rendersi presente nei giovani, per quanto è possibile, attraverso l'esercizio e lo studio. Ma su, provati a dire che cos'è il coraggio. Per Zeus o Socrate non è difficile rispondere. Chi durante la battaglia, mantenendo la propria posizione, si difende dai nemici e non si dà alla fuga, questo è un uomo dotato di coraggio. Allora, facciamo che Socrate lo... Va bene, posso farlo io, ma voi potete fare Lachete. Allora, Alessandro, rifai la battuta di Lachete. Dai, uno alla volta, ce lo giriamo tutto. Sta per Zeus. No? Sì. Per Zeus, Socrate, non è... Ma a voce alta, perché sennò non si registra. Per Zeus, Socrate, non è difficile rispondere. Chi durante la battaglia, mantenendo la propria posizione, si difende dai nemici e non si dà alla fuga, questo è un uomo dotato di coraggio. Dici bene, o Lachete, ma forse è colpa mia del non essermi espresso con chiarezza. Se tu hai risposto non a ciò che io avevo in mente mentre ti interrogavo, ma a altro... Come no, dire... no, no, va avanti Alessandro. Va avanti Luca, scusa. Come puoi dire questo, lo so. Te lo spiegherò se mi riesce. Certamente ha del coraggio quest'uomo di cui parli e che, conservando la propria posizione, combatte contro i nemici. Per l'appunto. Sono d'accordo. Ma quello che al contrario non resta a pie fermo al proprio posto, ma combatte il proprio nemico indietreggiando? Come sarebbe indietreggiando?
po' più, cioè, un po' più stupita. Ma come sarebbe indietreggiando? Dai, un po' più stupito. Ma come sarebbe indietreggiando? Ma sì, come gli sciti, che si dice sappiano combattere nella fuga, non meno che nell'inseguimento. Anche Omero, celebrando i cavalli di Enea, ugualmente veloci di qua e di là, disse che sapevano tanto inseguire quanto fuggire, e per il medesimo motivo lodò Enea stesso per la sua abilità a fuggire e lo definì maestro nella fuga. E fece bene, o Socrate, e infatti parlava di carri. Tu parli dei cavalieri sciti, la loro cavalleria combatte proprio così, mentre la fanteria greca, come dico io. Tranne forse quella dei lacedemoni o lachete. Dicono infatti che a Platea i lacedemoni, quando si trovarono di fronte i gerrofori persiani, non vollero combattere da fermi, ma indietreggiarono, e dopo che le schiere persiane si sciolsero, ritornati sui loro passi, combatterono come fa la cavalleria. E in questo modo vinsero. È vero. Come dunque dicevo poco fa, se tu non hai risposto esattamente, la colpa è mia, poiché non ti ho posto in modo corretto la domanda. Infatti, volevo sapere da te non solamente chi fosse coraggioso nella fanteria, ma anche nella cavalleria e in ogni genere di combattimento. E non mi riferivo solamente a chi lo fosse in guerra, ma anche nell'affrontare i pericoli per mare, le malattie e la povertà e dei problemi politici. E ancora, non solamente a chi è coraggioso davanti al dolore e alla paura, ma anche alle passioni, ai piaceri, sia restando fermo che volgendosi in fuga. Ci sono infatti anche dei coraggiosi in tal senso, o lachete, alla faccia della brachiologia. Vai. È molto coraggioso, Socrate. Allora, provati anche tu, o lachete, a fare lo stesso a proposito del coraggio e a dire cos'è questa facoltà che si esercita nel piacere, nel dolore e in tutte le circostanze in cui l'abbiamo riconosciuta presente e a cui diamo questo nome. Mi pare che, se vogliamo parlare in generale della natura del coraggio in tutte queste circostanze, esso sia una sorta di falso animo. Ah, ma bisogna, se vogliamo rispondere al nostro interrogativo, ho l'impressione però che per te non ogni tipo di forza d'animo sia coraggio, e lo deduco dal fatto di sapere che tu, o lachete, annoveri il coraggio tra le realtà molto belle. La pungente per le più belle. Ma la forza non è bella e buona quando è accompagnata dal senno? Certo. E quando invece ne è priva? Non è forse al contrario malvagia e dannosa? Sì. Dirai allora che è bello ciò che è malvagio e dannoso? Non sarebbe giusto. Non potrai certo chiamare coraggio questa forza che non è bella, mentre il coraggio lo è. Vero. In base a quanto hai detto, dunque, il coraggio sarebbe una forza illuminata dall'intelligenza. Così pare. Un po' più forte, un po' più di volume, dai. Così pare. Dunque, avete capito tutti i passaggi? È chiaro tutto o no? Dai.
Tutto chiaro. Allora, Clara, per esempio, qual è la prima risposta? Cos'ha di particolare? Cos'ha che non va bene a Socrate, la prima risposta di Lachete? Il fatto che Lachete intenda come coraggio solamente quello in battaglia e non anche quello all'esterno della battaglia. Cioè? Cioè? Che il coraggio sia... Cioè? Qual è l'errore, il primo errore, il primo difetto della risposta di Lachete? Ok, detto, ovvero fa soltanto un esempio. Risponde con un caso particolare, singolare di coraggio. Dov'è l'ironia in... anche se molto, diciamo così, attenuata. Ma dov'è l'ironia in questo caso, Yuri? Quando dice che è colpa sua. Sì, certo. Dici bene, Lachete, innanzitutto lo loda, lo elogia. Dici bene, bravo, bravo. Ma forse per colpa mia non mi sono espresso con chiarezza, tu quindi per questo tu hai risposto non a ciò che io avevo in mente mentre ti interrogavo, ma a altro, ovvero, come dicono i professori in questi casi, non sei stato, non sarebbe stato, Socrate dice a Lachete che non è stato pertinente, non ha risposto alla domanda. Ha risposto a un'altra domanda, ma Socrate, ironia, dice no, ma è colpa mia, non ti ho posto bene la domanda. Bene, Yuri. Dopodiché, Giovanni, che cosa fa Socrate? Che strategia segue? Fa degli esempi di, sempre nell'ambito relativo al combattimento, di altre parti dell'esercito che agiscono. Per esempio, quali sono? Appunto? Parla della cavalleria a un certo punto. No, prima ancora, no, prima ancora dice. Aspetti, prima dice. Cioè, sono coraggiosi solo quelli che restano fermi a combattere o anche quelli che combattono indietreggiando. Quindi, prima fa anche l'esempio, il caso. Di chi, no, pur indietreggiando, però si comporta ugualmente in modo coraggioso. Perché prima invece Lachete aveva detto, no, che non si dà la fuga, quindi non indietreggia. No, quindi aveva vincolato il coraggio al non indietreggiare. Invece Socrate, quindi in questa maniera, no, certo, almeno parzialmente, Socrate cosa fa? Carlo, in questo modo, rispetto alla tesi di partenza enunciata da Lachete, quando gli dice, no, Lachete aveva detto, chi durante la battaglia, mantenendo la propria posizione, si difende dai nemici e non si dà la fuga, questo è un uomo dotato di coraggio. E Socrate dice, ma quello che al contrario non resta a piè fermo al proprio posto, ma combatte il proprio nemico indietreggiando, quindi implicitamente continua quello che ha detto Lachete. Come continua? Fa delle domande riguardo alla... no, ma rispetto, ma no, tra quello che aveva detto, cioè Lachete aveva, cosa aveva detto Lachete? Che è coraggioso solo chi non di fronte al nemico non indietreggia. E Socrate invece dice anche chi è indietreggia, quindi cosa fa? Lo confuta, ovvero anche abbiamo un esempio di
quello che diceva prima, il tuo compagno maieutica, ma di una parte del fatto che comunque la maieutica è una versione dell'argomentazione di tipo dialettico che parte dalla confutazione per arrivare poi. Ok. Poi cita, naturalmente, notate la citazione di Omero, perché Omero era considerato un'autorità non solo letteraria ma anche conoscitiva, scientifica. E in questo caso chi possiamo notare? La presenza di quale filosofo precedente possiamo notare in questa battuta? Ma sì, come gli sciiti, che si dice sappiano combattere nella fuga non meno che nell'inseguimento. Anche Omero, celebrando i cavalli di Enea ugualmente veloci di qua e di là, disse che sapevano tanto inseguire quanto fuggire, e per il medesimo motivo lodò Enea stesso per la sua abilità a fuggire, lo definì maestro nella fuga. Qui ha aggiunto un concetto nuovo? No, che cosa ha fatto in questo caso Socrate? Ha argomentato, ma in che modo? C'è una differenza tra l'aveva argomentato. Sì, innanzitutto lo argomenta con una prova quando parla degli sciiti, questo senz'altro. Ma quando poi parla invece, cita Omero. In fondo aveva già dato una prova empirica, no? Dare più credibilità alla sua tesi utilizzando anche che pensavano altri filosofi che erano considerati. Ma che cosa sta utilizzando? Citando altri, in questo caso Omero, che oltretutto era un poeta, no? La retorica. Cioè sta usando anche il metodo di. Sì, ma che aveva teorizzato? Sia Gorgia che Plutarco. Certo, soprattutto Gorgia. Comunque anche lui, anche Socrate, almeno in parte, utilizza la retorica. Prima la logica, perché comunque ha detto, per esempio, il caso degli sciiti, quindi è un fatto. E poi la retorica, perché in fondo... Mentre quello degli sciiti era un fatto storico, quello di Enea era una leggenda, non era un fatto sicuramente accertato dal punto di vista storico, no? Faceva parte di un poema, certo, al quale veniva data grandissima credibilità, però. E non a caso cita no? Le parole di Omero sempre per la forza retorica. Perché comunque la retorica è un'arma di persuasione. L'Achete a questo punto che cosa coglie Albana? Coglie la differenza tra i cavalieri sciiti e quelli greci. Infatti no, loro combattono, quindi, dice che loro si sì, combattono così. Innanzitutto dimostra anche lui di sapere, no, di conoscere, sì. I poemi omerici, va bene. E poi però gli dice che la fanteria greca combatte come dice lui invece. Sì. Però già nota che implicitamente Socrate ha ulteriormente, come aveva detto Margherita... Anteriormente. Perché no? Il primo esempio, quello degli sciiti, riguardava la cavalleria, invece questo di Enea riguarda i carri, quindi c'è un ulteriore, anche se insomma, parziale, allargamento, generalizzazione, quindi diciamo è un ulteriore caso, almeno è un diverso dettaglio di uno stesso caso. Però gli oppone, no? Gli fa un'obiezione, ovvero
ovvero Serena, tu non hai niente, ok? Ovvero Federico, Lachete trova un'obiezione alla tesi di, o meglio, agli esempi, agli ulteriori esempi che ha fatto Socrate. Che così è per parlare in generale della... Leggi quella, la penultima, no, la terz'ultima battuta della pagina 136. Ehi! Sì, ma... Cosa, leggila, cosa dice? Infatti parlava di carri, ma tu parli dei cavalieri civili. La loro cavalleria combatte proprio così, mentre la fanteria greca, come dico io. Quindi dice, ah, però la fanteria greca non fa così. E a questo punto, Milo, Socrate, cosa ribatte? Ribatte che lui ha ragione. Subito trova invece una controconfutazione all'interno dei greci, dicendo che... Ok, va bene. E poi più avanti, nella prima battuta di pagina 138, dà una spiegazione più completa, no? Proprio espone la completa generalizzazione. Quindi, adesso poi... Quindi, che cosa... A questo punto la domanda diventa: che cosa domanda Socrate quando domanda che cos'è una certa virtù? Non domanda un esempio, non domanda un caso, ma nemmeno alcuni casi. Domanda semmai tutti i casi. Quindi domanda quello che noi oggi chiamiamo concetto, il concetto. Quello che già i filosofi successivi a Socrate, ma non Socrate, denominarono, classificarono come concetto. Chiarezza. Quando Socrate, facciamo anche in questo caso, quando Socrate chiede che cos'è il coraggio, chiede il concetto di coraggio. Cosa si intende per concetto? Che cos'è il concetto? A questo punto noi dobbiamo chiederci che cos'è il concetto. Il concetto è la rappresentazione mentale, la sintesi mentale delle proprietà comuni e fondamentali, primarie, di un insieme di cose fisiche o astratte. È chiaro il concetto del concetto? Vi è chiara meglio questa definizione del concetto? Se avete dei dubbi, chiedete. Prego. Perché un insieme di cose? Perché, per esempio, nel caso del coraggio, è un insieme di atti, comportamenti coraggiosi. È ciò che è comune a un insieme di comportamenti
di un certo tipo, ma non a tutti i comportamenti, perché non tutti i comportamenti sono necessariamente coraggiosi. Allora, attenzione. Il concetto riguarda non solo le virtù o valori, ma riguarda qualsiasi cosa, riguarda, anzi, no, per noi è molto più semplice capire cos'è un concetto relativamente alle cose fisiche, per esempio il concetto di cane. Chi di voi ha un cane? Che cane è? È un drago. Un? Un drasaro, può essere un drasaro, può essere un barboncino, può essere un alano, può essere un chihuahua, no, poi adesso sto soltanto parlando di particolari, perché poi dovrei dire può essere Fido, può essere Rintintin, può essere Wilson. Wilson è il mio tablet, può essere Rex, però sono sintetizzati nella rappresentazione mentale cane, che è costituita dalle loro proprietà comuni, da ciò che è comune a tutti i cani, da ciò che è universale e necessario relativamente all'insieme degli oggetti che noi chiamiamo cani. Però, ecco, no, l'unica precisazione per finire. Naturalmente per Socrate la ricerca del concetto non si riferisce a tutte le cose, ma solo alle virtù. Lui ricerca il concetto esclusivamente delle virtù. Ok.